Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al mio primo tutorial per Minecraft. Vi mostrerò come installare la Mo Creatures Mod usando il TFC Mod Manager. In questo caso, per la Mo Creatures Mod, dovete andare su Google, ok, e cercare Minecraft Mo Creatures. Ok, abbiamo il primo link che ci porterà direttamente al forum di Mo Creatures. E vedete compatibile con la beta 1.5/01. Infatti io devo ringraziare Aramocho che mi ha passato Minecraft 1.5 in modo che io potessi registrare con Mo Creatures finché non viene updatato. Ci sono un po' di cose da scaricare per Mo Creatures. In primis ovviamente il Mo Creatures Mod, che è questo link qua. Poi la GUI API, e per la GUI API vi aprirà questa pagina qua e voi dovete scaricare da qui. Dopodiché il Mod Loader Plus e Audio Mod, che vi aprirà la pagina di Rusigami. E per scaricare Mod Loader è qua e l'Audio Mod è qua. Ok? E dopodiché ovviamente il TFC Mod Manager, che lo trovate qua. Qua si arriva al blog e si va a scaricare tutto. Comunque è abbastanza semplice da capire, non credo di dover fare un tutorial su come si scaricano le cose. Dopodiché, se avete tutti i vostri mod qua, aprite il TFC Mod Manager. Eccolo qua, dovete fare una piccola registrazione, io l'ho già fatta ovviamente. E dovete avere anche un'installazione fresca fresca di Minecraft, che io per fortuna ho l'1.5 e quindi tutto a posto. Fate il login, andate in library in questo modo e poi inserite i mod nel modo in cui li inserisco io. Non so se l'ordine è importante, però a me funziona così, in altri modi non mi funziona. Quindi ve lo faccio vedere. Prima il mod loader, poi la GUI API, poi l'audio mod e dopodiché ovviamente il Mo Creatures mod. Dopo che avete fatto questo, cliccate qua, Install Mod. In questo modo i vostri quattro mod sono stati installati, questi quattro qua. Chiudiamo, apriamo il nostro Minecraft. Eccolo qua. Aspettate che cambio la password. Ok. Non updatiamo perché siamo nella 1.5 ovviamente. Ci si apre Minecraft. Eccolo qua. Che va lento sempre e comunque. Aspettate un attimo che tento di sistemare il fatto che Minecraft sia così lento. Ci rivediamo tra 2 secondi. Ok, Minecraft si è ripreso come potete vedere, si va su single player, creiamo un nuovo mondo, chiamiamolo test ed entriamo. Se tutto è andato bene, dovrebbe essersi caricata la Mo Creatures Mod. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Andiamo a trovare dell'acqua, che nell'acqua di solito si vedono subito gli squali. E riusciamo a capire se si è caricata o meno. Comunque sia, facendo ESC, sì, World Mod Options, e vedete che è caricata. Quindi, entro nel gioco. Vediamo se riesco a farvi vedere in anteprima qualche nuovo mostriciato. Ecco, quelli sono i piranha. I piranha vi attaccano subito. Guardate, io entro in acqua. Eccolo. Bastardo. E poi ci sono orsi, credo. Da qualche parte. Boh. Comunque sia, diventa difficile anche entrare in acqua e in vari posti. Quindi è una mod abbastanza complessa.
Ecco, lì c'è un orso, credo. No, quello è un cinghiale. Vedete che è diverso dal maiale. Un coniglietto. Rumori strani che fa. Il cavallo. Un cavallino piccolo quello forse. No, quello è grande, è lontano e basta. E ci sono tutte queste cose qua. Quindi questa sarà una delle mod che utilizzerò per giocare alla Mo Creatures mod. Ovviamente è la Mo Creatures. Muori cavallo. Però, siccome la Mo Creatures mod. Qua sotto ci deve essere tipo un ogre o qualcosa del genere. Bene. Allora, siccome la Mo Creatures mod. Oddio. Vediamo se riesco a farvi vedere come un ogre. Ma c'è la pietra. No, non riesco. Niente, lo vedremo più avanti. La Mo Creatures mod comunque è una mod molto 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 più difficile di Minecraft normale, secondo me, per via di tutti questi. Di tutti questi nuovi mostri e potenziali pericoli, cioè bisogna stare molto più attenti a quello che si fa. Allora, lì c'è uno squalo o un delfino, se forse l'ho visto. No, piranha, piranha, sarà morto. Bene. Lì ci sono gli squali. E ovviamente è molto più pericoloso anche entrare in acqua e fare qualsiasi altra cosa. Quindi, io vi farò vedere. Questi sono delfini. Che sono buoni finché non vengono attaccati. Che carini. Comunque, vi farò vedere poi l'altra mod che installerò. Adesso fatemi chiudere questo. E quindi adesso vi farò vedere l'altra mod. L'altra mod che installerò è la Balcon's Weapon mod. Non so se funzionerà bene con la Mo Creatures, però spero che possa funzionare, anche perché aggiunge solo degli oggetti craftabili che sono delle armi. Quindi aggiunge una lancia, una alabarda, un coltello, un'ascia, un martello, dei giavellotti, un fucile con tanto di baionetta e una balestra. E ovviamente la cosa che mi piace di più, secondo me, insieme al fucile e alla lancia, è la cerbottana con i dardi avvelenati. E i cannelotti di TNT, ovviamente, perché credo di amarli. E niente, spero che questo servirà a darmi un po' più di possibilità di sopravvivere col nuovo mod. Siccome ci sono più pericoli, mi dovrò fare anche più armi. E spero che vi sia piaciuta. Questo è Quit dal mio bellissimo desktop col creeper. Ciao a tutti.